L'Istazac ha realizzato alcuni anni fa un docufilm dal titolo Una storia a due vite per raccontare e far conoscere la vicenda di due partigiani nuoresi, Antonio Mereu e Piero Borruzzo, uccisi nel 1944 dai nazifascisti. Piero e Antonio si conobbero nel 1928, in seconda elementare. Piero era nato nel 21, Antonio nel 20. Insieme superarono gli esami, poi l'ammissione alla quarta ginnasio e iniziarono gli studi superiori, condividendo gli studi liceali e la passione per le attività sportive, come molti ragazzi cresciuti nella scuola fascista e innamorati della divisa, sognano di superare le difficili selezioni per l'Accademia Militare di Modena. Ammessi all'Accademia Militare all'84° corso, Piero andrà in fanteria, Antonio invece nel corpo dei bersaglieri. Entrambi giungono al grado di tenente. L'armistizio li trova divisi, Piero a Milano e Antonio a Parma. La scelta di entrare in partigianato è immediata. Piero sceglie le brigate di Giustizia e Libertà nello Spezzino, zona che conosce bene e dove in un certo senso è di casa, essendo sua madre di Vezzano Ligure, dove vivono anche i suoi parenti. Antonio sceglie invece le Garibaldi, militando nella 36esima Bianconcini al comando della decima compagnia, attiva in Emilia. I due restano in contatto attraverso l'escamotage delle lettere indirizzate alla cugina di Borrozzu, che come lui porta il nome del nonno. Antonio dunque finge di rivolgersi a Piera Ferrari, la quale consegna le lettere in busta chiusa a Piero. L'ultima lettera che Antonio gli scrive è datata al mese di marzo 1944 e non ha mai avuto risposta. Dal colonnello Bottari, Borruzzo riceve l'incarico di interrompere la linea ferroviaria Spezia-Parma. Da quel momento il tenente Piero, questo il nome con cui era conosciuto nella zona, è ricercato dai tedeschi che disseminano i paesi vicini di manifesti col suo nome. La sera del 4 aprile 1944, i tedeschi circondano la frazione di Chiusola di Sesta Godano, hanno ricevuto una spiata e sanno che il tenente Piero si trova in paese. All'alba radunano gli uomini adulti nel piazzale della chiesa, intimando la consegna di Borrozzu, minacciando di passarli per le armi e bruciare le case. Piero, che è al sicuro in una casa in cima al paesino, si consegna spontaneamente per evitare la rappresaglia e viene ucciso da un plotone costituito da militi repubblichini. Al mattino era ancora notte e mi sento a sollevare le coperte e mi dice: fai piano perché sotto le finestre c'è l'SS con le mitragliatrici puntate. Mentre scendevo la scala interna ho sentito bussare alla porta di brutto. Ho aperto la porta e mi ha messo la rivoltella alla gola. Siamo usciti dalla cantina, c'era un stradino abbastanza stretto e c'era un tenente dell'SS. Mi ha lasciato salire nello stradino, poi mi ha tirato un calcio nel sedere, che sono andato in terra, e mi hanno accompagnato sul sacrato della chiesa, sul piazzale davanti alla chiesa. Lì hanno fatto la scelta, fino ai 18 anni da una parte, i bambini e vabbè, li hanno mandati a casa, e dopo i 40 dall'altra. Mentre ero lì, guardo in su, nella discesa in mezzo al paese, vedo il tenente Piero. Aveva un impermeabile. E come è arrivato sul piazzale della chiesa, un sottufficiale e due militari hanno cominciato a frugarlo e avevano una machine pistola francese sotto l'impermeabile. E hanno cominciato a picchiarlo. Ci ha detto: fermi con le mani, fate giustizia. E allora l'hanno preso e l'hanno portato su nel paese. Ma non so dove. Quando l'hanno scoperto, che ci ha visti tutti là, non ha fatto nessuna reazione, perché poi le conseguenze magari le pagavamo noi. Quando l'hanno riportato giù, barcollava, ma era
con i pantaloni e con una canottiera e perdeva sangue anche dal collo. E l'ha portato lì sul piazzale proprio a fianco a noi. Piero ha chiesto del prete, ma il prete era un fascistone. E la sorella si è affacciata, ha detto: mio fratello non c'è, è a Sesta. Infatti c'era dormito laggiù, a Sesta, perché si è ubriacato insieme a un altro di Chiusola. E parlavano, domani mattina li levano da mezzo. Ha gridato: viva l'Italia e viva il re. L'hanno fucilato, l'hanno fatto però fucilare dai bersaglieri del Duce, sei bersaglieri del Duce. Come è cascato un ufficiale dell'SS con un piede, ci ha girato la testa e gli ha dato il colpo di grazia. Poi hanno detto: seppellitelo come un cane. Attila rientrava da Bonazione, aveva un gruppo di partigiani con lui e doveva rientrare alla sua compagnia. Quando arrivarono al comando, dice ai suoi uomini: voi rientrate in compagnia, Attila andò in casa a parlare col comando e Bob. Attila chiese a Bob: vorrei rimanere qui a riposarmi perché sono stanco, morto. E ora dice alla sentinella: domattina all'alba, prima dell'alba, svegliami perché io devo rientrare alla compagnia. Ma quella mattina i tedeschi cosa fece? Ci circondarono tutti, perché venivano su da tutte le parti. E perché il giorno prima i partigiani avevano attaccato Cadimala, anche loro cercarono di circondarli. E difatti arrivarono e noi dormivamo ancora tutti nella cantina, che c'erano in tanti, tutti quelli che ci stavano c'erano dentro, uno attaccato all'altro. E lì, e allora Bereo tornava dalla strada di Cadagostino e doveva passare davanti alla chiesa, scendere fino al rio e risalire nell'altra collina di fronte, dove c'era la sua compagnia e un altro, non mi ricordo di chi fossero, il nome. E nel frattempo i tedeschi erano venuti a dare dei calci nella porta della cantina, mio babbo, per proteggere forse anche noi, istintivamente andò a aprire la porta e ci vediamo tutti i tedeschi. Io mi infilai, l'ho scritto anche lì, sotto le botti, io e altri, sotto le botti della cantina. E mio padre, Kuman, Kuman, comincia a dire, i tedeschi urlavano, cattivi, e mio babbo aveva le pantofole in mano, nei piedi, e lo portarono via così. Mia madre, quando vide che portavano via mio padre, l'ho preso per un braccio e lo mollò fino dopo che il cimitero più su. E un bel momento, quando è passato il cimitero, un tedesco la buttò giù, c'era il cimitero, una stradina e una scarpata che c'era alta 3 metri, così, e la buttò giù dalla scarpata. Allora io uscii dalla cantina e raggiunsi il fronte della chiesa, che c'era un po' di piazzale con un grosso albero. Io mi misi vicino a quest'albero e guardavo mio padre che saliva dal cimitero verso, in testa alla colonna, e la strada, guardavo verso la strada che viene da Cadagostino, spunta Attila a cavallo. Io no, laggiù, perché ero lontano, forse così in linea d'aria 200-300 metri dalla chiesa. Quando i tedeschi lo videro, io l'avevo già visto, ma cosa, non potevo mica fare niente. E la colonna di tedeschi andava su piano piano, che si è concentrato il fuoco tutto su di lui, ecco. E tentò di col fucile, con la mitra in mano, e non lo so se quanto abbia sparato o se l'hanno ammazzato immediatamente. Io lo vidi solo che fece la capriola e cadde vicino a mio padre.